tanti modi per fare cacio e pepe. Io ho il mio. Alcuni cuochi romani mettono solo il cacio, ma dipende dalla stagionatura. Io sono Buccianera, quindi è una stagionatura molto avanti, quasi 12 mesi. E allora, siccome risulta sempre molto forte, io lo stempero con un po' di parmigiano, sempre 12 mesi, quindi bassissima stagionatura rispetto al pecorino. Mentre il pecorino 12 mesi è uno stagionato importante, un parmigiano 12 mesi è quasi un parmigiano fresco. Quindi questa dolcezza del parmigiano mi va a stemperare un pecorino con le proporzioni importanti. Uso il tonnarello, uso una pasta fresca, quindi lo faccio direttamente nella padella. Prima va macinato o battuto, come si vuole, il pepe. Dopo che è tostato ci metto l'acqua, vedrai che frizza. Tengo l'acqua di cottura due dita in una padella. Quando riprende il bollore ci metto il tonnarello e lo faccio andare lì dentro. Siccome l'amido lo rilascia all'interno della padella dove io faccio cacio e pepe, ci metto l'olio. Mettendo l'olio la rendo fluida. Se io metto l'olio nell'acqua non succede niente, rimangono sempre slegati. Vedi che tutto l'amido che rilascia già ti fa la cremina, forse quasi senza neanche fare la mantecatura.